palla innamora con una bucina. Però ti devo dire che io ti conoscevo come divo, come uomo pubblico, come artista, come cantante, però quando sono entrato in questa casa non avrei mai immaginato di trovare le cose che vi ho trovato. Da Salvatore de Bahia, questa è virgolauretana, non mi ricordo manco più, quei cuscini lì comprati in Brasile. C'è un detto molto famoso che dice che Dio si nasconde nel dettaglio, cioè il dettaglio in qualche momento diventa la cosa più importante di un quadro, di un insieme, di un'entità. E qui questa casa è piena di dettagli sparpagliati, ma ognuno a suo modo, è detto tra virgolette, è divino. A Napoli vedi un'oggettistica minima che rassomiglia a quella che tu raccogli e che dà tanta allegria, perché uno dice: ma guardi in questa città gli abitanti come devono essere felici per amare tutte queste cianfrusaglie. Una città che ha la casa delle bambole, la clinica delle bambole, è già una città molto speciale. Molto speciale. Io devo dire, non sono napoletano, però mia mamma... Di elezione. Vabbè, mia mamma era una Cafiero, quindi metà di Sorrento. E papà ha studiato a Napoli, ha fatto il dentista a Napoli. Ma Cafiero apparteneva alla genia dei Cafiero che tradussero il capitale di Carlo Marx? Come no, proprio Carlo Cafiero, sotto. Discendiamo da qui, quindi un po' rivoluzionario. Ma quello introdusse una cosa importante. Quella è una dinastia, forse qualche un po' nel mio DNA c'è un po' di Carlo Cafiero. E poi papà ha studiato a Napoli, mio fratello grande è nato a Napoli, quindi, e io sono andato a studiare a Napoli, poi ho avuto la cittadinanza napoletana, però io sono arrivato col treno da Foggia. Tu lo sai questa cosa che mi affliggeva quando sono andato a Napoli a studiare, perché c'era un detto per cui quando vedevano uno male in arnese, con i pantaloni alla tomba fossa, la cinta sbottonata, dicevano: è arrivato il treno a Foggia. Era il treno che portava i Cafoni a lavorare, che passava però per la Campania, Santa Maria Capovetere. Mio padre è nato a Foggia. Sì, vedi, ecco. E quindi io mi sono portato dietro sempre questa cosa che ha addirittura influito poi sulla mia cultura, perché a Napoli, sai che a Napoli i napoletani non sono molto... No, fanno molte differenze di classe. E anche di origine, mentre Roma è una città ospitalissima, Raffaele Lagabria ha scritto un bellissimo libro su Roma che si chiama Roma, La bellezza di Roma. È bellissimo, perché Roma è una città generosissima e in qualche capitolo c'è anche la differenza con Napoli. Napoli è una città più chiusa. Fa sempre delle domande a cui devi rispondere, per cui tu hai un rapporto con la città molto vicino, mentre invece Roma è una città che non ti fa domande. Tu ci puoi vivere come vivi in un albergo e fare quello che vuoi senza che nessuno si occupa di te. Questa è la bellezza. E Napoli però c'ha questa cosa che, insomma, una certa categoria di napoletani, anche la borghesia, hanno una forma di snobismo sottile nei confronti dei Cafoni, di quelli che arrivano. Tanto è vero che si dice chi le nuca fone fora. È una cosa che si dice soltanto a Napoli. La complementarità di cui parla Raffaele Lagabria, detto Dudù, è il fatto che noi forse siamo orientati verso una Napoli borghese che è sempre stata messa da parte dagli intellettuali, che parlano soltanto della Napoli, diciamo, popolare. Però diciamoci la verità, questa Napoli borghese si è occupata della Napoli popolare, tant'è vero che le canzoni che tu canti fanno parte di una borghesia
che si è impadronita di un canto che viene dalla plebe. Assolutamente sì, quelle canzoni lì eccetera venivano poi nobilitate, cioè, popolari, con vengono delle poesie, dai vicoli, sì. E venivano scritte, no, con le poesie spesso adattate alla musica di come nel caso di Gambardella, di uno che aveva, la musica la esprimeva col fischio. La fantasia che c'è nelle canzoni d'autore napoletane è una cosa assolutamente unica. Sì. Guarda, a me mi ha tanto colpito la sensibilità che in queste canzoni viene fuori, perché è una sensibilità veramente raffinata e che certe volte mi ricorda gli autori più sottili europei. Ci sono delle canzoni prustiane, ci sono delle canzoni verleniane, ci sono delle canzoni, insomma, di una poesia tale che veramente fanno pensare che questo popolo sarebbe stato, insomma, meritevole di un avvenir migliore. Migliore di quello che è. E devo dire che io sostengo, ma spero anche Dudu La Capria, che queste canzoni non sono canzoni del passato, sono canzoni che cantano i sentimenti di sempre, eterni, possono anche avere una visione così epocale. Epocale, il cappello con i nastri e le rose. Si è fatta una veste scollata, un cappello coi nastri e coi rose. Il cappello con i nastri e le rose non si porta più per Toledo, però certamente a Toledo, ma una poi, reginella di oggi c'è ancora. Ma poi Donizetti ti voglio bene assai e Lucio Dalla non è che stanno tanto lontani, no? No, Donizetti ha scritto Te voglio bene assai e ha scritto una canzone napoletana bellissima. Donizetti era bergamasco. E ha scritto una canzone che si chiama Canzone Marinara, che fa me voglio fa una casa mie so mare, fa pregata da prete preziose, quando nella mia se va affacciare, devono dire mo sponda lo sole. Me voglio fa una casa mie so mare, fra vacata de pinne de pavù. Io la feci cantare Roberto Muro come sigla del concerto che fece al Teatro dell'Opera, Canzone Marinara. È una delle due canzoni scritte da Donizetti. Tu sei stato un grande sponsor di Roberto Muro. Sì. Ce l'hai ripresentato come riverniciato. Scriva sempre sta contento, io non penso che a te solo, non pensiero ma consola, che tu pure pensi sulla me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. Murolo, tu l'hai ripresentato ed è come ringiovanito, si è sentito al contatto rinascere in qualche modo. Devo dire che nel caso di Roberto Murolo, come nel caso di Dudu La Capria, erano passati tanti anni e lui aveva una vitalità e una lucidità straordinaria a 90 anni, anche lui, e di un altro tipo rispetto alla tua naturalmente, ma lui la sera andava nelle feste dove lo invitavano con la chitarra e cantava con i bambini che gli tiravano le cose. Io facevo, Robè, ma come fai a 90 anni a andare a cantare in mezzo ai bambini che piangono, e le mamme che ti chiedono una canzone antica, la cosa eccetera? Dice, no, ma io
io dormo il pomeriggio. Io sono anni che sto cercando di individuare il segreto del suo grande successo. Sì, ma più tu del hai successo. Capito. Ho capito che per cantare come Roberto Muro bisogna cantare sì col cervello, sì con la tecnica, ma soprattutto con il cuore. È da lì che arriva, l'arte di Roberto Muro. Roberto Muro è stato uno dei miei idoli da bambino, perché a casa mia echeggiavano le canzoni americane del dopoguerra, che mi piacerebbe tanto Cole parlare Porter, del tuo dopoguerra, e le canzoni che, sai, che allora c'erano ancora gli americani, quindi... Tu sei stato come colpito a morte da quel sassofono, sincopato, il nero che canta... Casa mia, da una parte affacciava sul circolo ufficiali dell'americano e quindi sentivo Harlem notturno, sentivo il boogie woogie, in the mood. Di Ma Glenn ti ricordi Miller. Come ballavano il boogie woogie le ragazze napoletane? Erano meglio delle ragazze americane e dei soldati americani. Ho visto delle evoluzioni dalle ragazze napoletane, ma gente di vicolo proprio, che era veramente... Le quella signorine. Napoli invasa dagli americani fu un periodo, tu non puoi ricordarlo perché non c'hai l'età, ma io che lo ricordo, vidi questa mescolanza di Napoli con l'America, che forse qualche goccia ti è rimasta nel sangue, perché ti è stata trasmessa. L'entusiasmo che si provò allora per l'America, tutte le cose americane. E chi lo fa tenir nero? Come quella è Tammuriata Nera. Tammuriata Nera. È nata una creatura, è nata nera, e a mamma chiama il giro, sì signore chiama il giro. L'influenza del jazz e delle canzoni americane toccò le canzoni napoletane. Questo nessuno lo sa, voglio vedere se insegno una piccolissima cosa a chi mi ha insegnato tanto, come Dudu La Capria. Cioè, Oaghi Carmichael è l'autore di Polvere di Stelle, cioè una delle più belle canzoni americane di tutti i tempi, e di Georgia on My Mind, una del cavallo di battaglia di Ray Charles. Però scrisse a Napoli, dove faceva il militare, questa canzoncina. Voglio vedere se te la ricordi. Io t'ho incontrato a Napoli. Figurati se no me la ricordo. Bella dagli occhioni blu. E t'ho promesso a Napoli di non lasciarti più. Ti dissi partirò domani, ma ritornerò perché la mia vera felicità. Qui faceva una rima strana. Io l'ho incontrata a Napoli, Oaghi Carmichael, l'autore di Polvere di Stelle. Bellissima. Vedi? Anche che a Napoli è speciale perché incontra una bella dagli occhioni blu. Che a Napoli è piuttosto raro. Ma insomma, tu sei appunto un trait d'union tra queste cose qui insomma, e Napoli. Io poi, quando sono arrivato io a Napoli, c'erano ancora gli americani in città. Poi si sono rifugiati a Bagnoli, sempre perché a Napoli successe, trovarono un topo nel latte, questo dobbiamo dirlo, perché noi non vogliamo soltanto parlare bene delle magagne della città, bisogna parlarne. Napoli, quella fu una delle grandi magagne. C'ha due facce Napoli. Una è una faccia amabile, cortese, è fatta di quella cordialità che tu ogni volta che vai a Napoli trovi. Lo so. È quel rapporto tra le persone molto caldo. E un'altra faccia è quell'altra, è quella che abbiamo visto nel film Gomorra, è quella feroce della camorra. Napoli ha queste due facce, non solo, ma viene rappresentata con due facce quasi sempre. C'è una, è quella meravigliosa della bella giornata, o sole mio, eccetera, e un'altra invece è quell'altra della malavita. Certo, però... Ma perfino la malavita! Tu sai benissimo. Lo so. È graduata, ha le sue canzoni. C'ha le sue canzoni, ma allora, devo dire la verità, la guapparia era tollerabile. Era teatrale. O guap aggiustava le cose del vicolo, del quartiere. Nannartù, dite a me,
senza la busta si ferma pure la bomba atomica. Io ho conosciuto, pensa, qualche guappo a Rione Stella. Un mio amico mi portò perché doveva fare un bisticcio con un altro signore. Il guappo disse: non mi dite niente, non vi preoccupate, basta che siete venuto a salutare. Giudice di pace. Giudice di pace. E poi Edoardo ci ha scritto una il sindaco di Rione Sanità, eccetera. Poi, insomma, poi ha avuto una fase del contrabbando, anche il contrabbando, però non era la camorra, non era quello sfacelo che c'è adesso, no. E quella violenza, e quella ineducazione, quella trascuratezza. Noi vogliamo parlare però della Napoli, appunto. Diciamo la Napoli che tu rappresenti. No, vabbè, ma noi diciamo che rappresenti tu, della Napoli eterna, Napoli, di quella che sopravviverà a questo disastro. E quindi tu parli sempre di una Napoli amabile e ne parli anche in ogni canzone che canti alla televisione, alla radio, eccetera. Quanta suona caia per da te, amato mio, oi Maria. Sai dove? Da dove è nata la conversazione disutile di quelli della notte. Io suonavo a Capri in un locale notturno all'insaputa dei miei genitori, però mi pagavano e poi soprattutto mi piaceva suonare, che era il number two. Finivamo di suonare e andavamo in un bar vicino la piazzetta, prima vicino la funicolare lì, e incontravamo gli altri musicisti che uscivano dagli altri night club, si chiamavano così allora, e facevamo una conversazione disutile, cioè quella lì è meglio il mare o la montagna, il meglio che poi mi ha ispirato la conversazione disutile di quelli della notte, perché i musicisti, il chitarrista, il clarinettista, il pianista, cioè ognuno diceva la sua, e io quando ho inventato la conversazione disutile di quelli della notte, l'ho paragonata alla conversazione sciolta, stravaccata, quella per parlare a cazzo, per parlare a schiovere. È molto meglio innamorarsi di una donna bella, intelligente e ricca, ricordalo, anziché di un mostro cretino e senza una lira. Che altro dire? No, grazie. Un applauso. No, dico, Sani Gesualdi, l'amore lui lo vedeva in maniera plutonica. Era la conversazione da bar, da piazzetta, da caffè. Io ho cercato in Ferita a Morte proprio di riprodurre la disarticolazione di quelle conversazioni che avvenivano a caso. Per cui l'irrilevanza delle cose che si dicevano, quando venivano tutte messe insieme, formavano come una specie di vociferazione della città, da cui veniva fuori un po' il senso di questa loro vita, delle loro vite, eccetera. Sì. E uscivano frasi che, dette da sole, ti facevano capire un mondo. Per esempio, Achille che si voleva buttare da un quarto piano perché a mamma non gli aveva fatta la parmigiana e melenzane. Ecco, tu capisci, viene fuori un tipo abbastanza strano, come ce ne sono tanti a Napoli. Sì. E poi, per esempio, un'altra cosa sempre dice lui e lei escono in pattino, diciamo così, in barchetta, perché a Napoli non ci sta, a Positano non ci stanno i pattini, ci stanno le barchette, a Marcatella. E lui dice a lei, senti, vogliamo fare l'amore? Sulla barca. E lei dice, sì, ma non lo dobbiamo dire a nessuno. E allora come facciamo a fare? Scusa, se io non le racconto le cose che faccio, allora che le faccio a fare? Era l'arte del pettegolezzo benevolo, che si diceva. Chi si è sposato a chi l'altro, che ha sposato in seconde nozze. Quello è tipico della conversazione. Non solo, ma poi è quello che in termini critici fu definita la recita quotidiana, perché insomma
a Napoli, oltre che vivere, si recita la vita quotidiana, no? È un continuo recitare, improvvisare una recitazione anche sul dolore. C'è una canzone di Enzo Bonaguga, grandissimo autore dimenticato, autore di Ciummo, autore di Maruzzella con Carosone e autore di tante, che lui scrisse palcoscenico, che cominciava strade a Napoli sono palcoscenica. Vuol dire strade a Napoli che sono palcoscenica. Vuol dire che gente a Napoli che stavano palcoscenica. Una canzone bellissima, dimenticata naturalmente, ha scritto anche Scalinatella, Enzo Bonaguga, che ha avuto la fortuna di mangiare tutti i giorni con lui qui a Roma perché poi lavorava alla radio. E questa quindi, teatralizzazione della vita quotidiana, tu l'hai anche portata in televisione? È un po' sì. Noi siamo fortunati a parlare qua da Rai Storia perché stiamo raccontando una Napoli antica, una Napoli signora, una Napoli che era nobilissima, come scrivevano gli intellettuali e le riviste. Infatti mi piacerebbe che tu ricordassi, perché io sono arrivato a Napoli quando il direttore del Mattino si chiamava Giovanni Ansaldo, c'era Nord e Sud di Francesco Compagna. C'era tutta una zona di intellettuali molto interessanti, alcuni uscivano dal Partito Comunista, sì. E fra quelli c'era anche il nostro presidente Giorgio Napolitano, di cui siamo rimasti naturalmente amici, e poi c'era un'altra zona intellettuale che si raccoglieva intorno a Chinchino Compagna, che era più liberale, ma insomma sono tempi passati. Per dire che a Napoli c'erano tante voci, tante sensibilità, tanti modi di concepire il mondo, la politica, la vita, eccetera. Siamo nati da un crogiuolo di cose. Certo, però devo dire, abbiamo constatato che per due motivi diversi, noi non siamo stati comunisti. No, non siamo stati. Io ero amico di tanti comunisti, conoscevo tanti intellettuali, perfino Caccioppoli incontravo il professore. Ma i comunisti napoletani. E poi naturalmente il capo di cui si chiamava Cosenza. Ma dico, non erano i comunisti napoletani come quelli che stavano nell'Unione Sovietica? No, assolutamente no. Era e molto poi, meglio. Tutti i miei amici erano più o meno, però allora era così. Molti sono rimasti orientati da quella parte lì, ancora oggi, secondo me. Io come appassionato di jazz non riuscivo. Non puoi. Compravo pure io. Compravo le riviste, compravo Mondo Nuovo. Dicevo, forse mi convinco, ma non mi convincevo, perché io appassionato di jazz avevo l'America nel cuore, avevo la libertà. Anche io ho amato talmente l'America. Soprattutto per me l'America era Gary Cooper, Mezzogiorno di Fuoco, che con quel passo strascicante va verso i suoi nemici e li affronta uno a uno, mentre tutti lo hanno abbandonato e da solo riesce a vincere quella situazione. Ecco, per me l'America era quel coraggio lì, era quel passato, quel Gary Cooper lì. E come facevo a gridare contro Gary Cooper? Certo. Come si è fatto? Per me l'America, sono un po' più giovane, era Showboat. Un film a colori, in Technicolor, dove c'era tutta la vita del Mississippi con i neri piantatori di cotone, le canzoni bellissime dei New Orleans, lo Showboat e la cosa, e poi insomma Esther Williams, i film a colori meravigliosi, Chattanooga Choo-Choo. Poi senti Stormy Weather. Stormy Weather. You'll never know the troubles I've been in. Io
Io poi ho suonato con gli americani e quindi suonavo in questo locale delle USO, United States Organization, a Calata San Marco, vicino al porto, e lì ho smentito tutti i luoghi comuni sugli americani, perché vedevo bianchi e neri venire insieme abbracciati, e quindi c'era il razzismo, poi ci davano le mance. Ma insomma, quando tu dall'America immaginata sei arrivato in America, quella vera, insomma, accolto come... No, accolto, beh, sono fossi andato accolto già come un divo o no? No, sono andato a esplorarla e poi naturalmente la conoscevo già nel cuore. Io conoscevo New Orleans prima di andarci perché l'avevo proprio studiata e quindi mi hanno dato la cittadinanza. Quindi hai trovato le cose che già sapevo. Già sapevo le strade dove dovevo andare, i bar, le cose, i locali e anche i palazzi. Sapevi tu? Avevo studiato come studiare il jazz, avevo studiato la città quindi di New Orleans. Quindi sei andato in un paese che avevi già immaginato ed era tale qua? Sì, qualche cosa più o meno deludente perché naturalmente... però certamente New York. E quando è stato il periodo, dopo quanto tempo, stando in America, tu insomma sei stato accolto come un divo dagli americani? No, non sono stato accolto proprio come un divo. Ma insomma, hai avuto successo. Diciamo che ho fatto un grande concerto nel 93 al Radio City Music Hall, lì è partita tutta, sono venuti tanti esponenti di Manhattan, americani, cose, ma anche italiani, Brooklyn, per la prima volta c'è stata una fusione tra la comunità e i manhattaniani, cioè quelli di Manhattan, i produttori discografici, Anthony Quinn, Ben Gazzara, gli attori, Isabella Rossellini, Woody Allen, insomma vennero. Si realizzò il tuo sogno. Vabbè, un sogno realizzato, però non parliamo della... E perché ti schermisci tanto? Paura che io ti elogi troppo? Sì. Non aver paura, no, tanto. No, invece mi piace... Siamo qui per parlare. No, mi piace raccontare appunto del rapporto che Napoli aveva quando era ancora una città tenuta bene, perché nel tutto sommato, quando ci sono andato io, la città era controllata, era comunque, vivibile. Era vivibile. E le strade non erano ancora invase da cose, eccetera, la gente non scriveva sui muri, il male drammatico che è il contrabbando, questa era la cosa. A Napoli c'è stato contrabbando, ma c'erano le signore che per vivere vendevano le sigarette all'angolo delle strade. Ci fu anche un periodo in cui le istituzioni offrirono ai contrabbandieri un lavoro purché non facessero i contrabbandieri, però non lo offrirono il lavoro, perché in realtà, poi come dice Sebastiano Maffettone, un altro napoletano eccellente, il problema vero della città è il fatto che deve vivere, deve mangiare, e l'incremento demografico è molto più forte di quello delle sostanze e delle possibilità che ha la città di vivere, e quindi naturalmente nasce, non giustificata, nasce l'insofferenza, nasce quel male. Ma quella è una cosa che oggi in pratica accade in tutto il mondo, perché in tutto il mondo c'è una, diciamo così, differenza economica tra le persone, per cui ci sono quelle che non riescono neppure a mangiare e ci sono quelle straricche. Senti, mi piacerebbe raccontare i napoletani che emigrano, che vanno fuori, come te, come, no. Come Antonio Righelli, come Giorgio Napolitano, che in qualche modo se la cavano bene. Poi quelli che vanno a Milano. Quelli che diventano Dino De Laurentiis. Sì, come no. E vanno in America. Ho scritto una canzone su di lui, su Dino De Laurentiis. O cinema è finzione, già si sapeva come no. O cinema è illusione, presto dice chi lo fa. Ma ci sta chi non finge né si illude il cinema, a una maniera nata se impossava fa frutta, si chiama Dino De Laurentiis. A Milano non fa freddo. Non fa freddo, per esempio, mi ha detto. Sì, perché era il titolo di un libro di Giuseppe Marotta. Che io non amavo, sì, ma perché... che ora col tempo, piano piano, sto cominciando ad accettare. Eh sì. Perché non amavamo un po' tanto Marotta, ma insomma, perché si diceva che lui era l'autore del marottismo. Il marottismo era
pittoresco, era la napoletana, napoletana in riviera. La napoletana in riviera. Io facevo una differenza tra la napoletanità vera e la napoletaneria esibita. Sì. E allora c'erano i napoletani e c'erano quelli che facevano i napoletani. Non lo posso negare, è un successo. Sì, un successo folcloristico più che altro, ma ce l'hai. Che nervi mi facevi venire. Volevano la semplificazione e io gliela davo. Così non si sforzavano a pensare. Volevano il napoletano, ecco il napoletano. E io naturalmente preferivo i napoletani a quelli che facevano i napoletani. Sì. E anche in letteratura tutto questo valeva. E quindi molto spesso i nostri libri insomma, registravano questa battaglia tra chi era napoletano e chi faceva il napoletano. Però quando anche io lessi, nello stile, capisci? Lo so, però io quando lessi A Milano non fa freddo, dove Giuseppe Marotta paragonava i milanesi, che tutti noi pensavamo nordici, quindi Frid degli Amate si diceva. E invece ci disse che a Milano appunto non faceva freddo, c'era Milano, qualcosa in mano, Milano eccetera eccetera, allora io mi innamorai di Milano pur essendo terrone proprio. Tu t'adore Ticinina, ti te domine Milano. Noi siamo più spregiudicati sì. Perché essendo stati una capitale, della capitale abbiamo la nonchalance, capisci? Cioè una capitale come è stata Napoli, sono poche le città italiane che sono state capitali di un regno, no? Una capitale produce degli abitanti molto sofisticati e che hanno, diciamo così, un rapporto con la vita, con i pensieri, con gli altri, eccetera, molto diversi da quelli che vivono nelle piccole città. Napoli è così. E quindi c'è una tolleranza anche maggiore, una tolleranza mentale, per cui vengono accolte tante cose e si sa, insomma. E quindi i napoletani sono emigrati al nord molto spesso, oppure addirittura all'estero. Io vorrei solo sapere una cosa che non ti ho mai chiesto, ma tu hai visto partire i bastimenti? No, ma ho visto delle immagini. Per me quella roba lì è una roba straziante, di cui la letteratura, l'Italia e la storia d'Italia si sono occupati poco, perché poco è stato messo in evidenza il dolore terribile che c'era in quelle partenze, le famiglie che si separavano, eccetera. Poi c'è stato anche un altro lato, e cioè che alcuni di questi, quando sono arrivati, hanno fatto la loro fortuna e hanno avuto un loro cammino. Però è stata una... Quella emigrazione lì è stata una cosa terribile. Non sapevo l'opinione di Raffaele La Capria sull'emigrazione, ma lo bacerei sulle guance, perché è quello esattamente che penso io. Io ho visto partire qualche bastimento quando sono arrivato a Napoli. Era una cosa veramente straziante. Tu sai che c'era lo spago, avevano un gomitolo con uno spago, una parte dello spago veniva affidata a chi partiva e un'altra a chi rimaneva a terra. E si tirava lo spago per sentirsi vivi finché lo spago finiva. Questa non la sapeva, bellissima. Questa è una cosa straziante, facevano la cosa con lo spago. Poi la partenza era dolorosissima perché l'orchestra di bordo faceva delle musiche allegre che si sentiva da fuori del molo Beverello dal quale partivano questi bastimenti, ma quelli che partivano piangevano e ridevano allo stesso tempo perché erano quasi tutti sbronzi, perché facevano l'ultimo pranzo. L'ultimo pranzo, venivano da Avellino, venivano dai paesi poveri, venivano da Foggia, venivano dai paesi eccetera, e stando a Napoli per salutarsi facevano un pranzo, capito, a mare, in uno di quei ristoranti, di cose eccetera, e poi il bastimento partiva alle 5, alle 6. Quindi tutti ubriachi e partivano, sono nate delle canzoni stupende. Per terra Sant'Anna, per terra assai lontana, cantano a bordo esso napolitano, partono per Tramento, cantano per Tramento, il golfo già scompare a luna mia, somare è un mezzo mare, un po' che Napoli la fa vedere. Santa Lucia. Santa Lucia.
allontanati, quanta malinconia. Poi c'è, se giro mun sano, continua tu, se va a cercare fortuna, ma quando sponda luna, questa è Santa Lucia Lontana, un capolavoro assoluto, dimenticato, retorica per alcuni imbecilli, devo dire, che non sanno le condizioni nel quale nascevano queste canzoni. E poi quell'altra, più amara, e ce ne costa lacrime st'America, a noi napoletani, a noi napoletani, a noi napoletani. Per noi canci chiagnimmo cielo Napoli, come amare stupano. Ecco, questo fa capire che noi, insomma, quando sentiamo i nordici, chiamiamoli i nordici, parlare contro le migrazioni invece di questi altri popoli che arrivano in Italia, noi siamo molto più tolleranti, perché sappiamo... Sappiamo questo, che il dolore... Che... Delle donne anche, che non parlavano la lingua, arrivavano in terra straniera, non tenevano una sedia per sedersi fuori come nei loro vicoli. E quindi andavano lì deve essere stata... e hanno poi edificato la cultura di tanti paesi importanti, cominciando dagli Stati Uniti d'America. E come no. Beh, è vero che c'erano anche, e qui voglio, perché mi ricordo una cosa che mi hai detto, e qui che c'erano anche le mele che diventavano marce. C'era un certo Lucky Luciano che io vedevo tornato. Dobbiamo a Napoli al, figlio, e tu... al mio amico Franco Rosi, come erano queste mele marce. Però lì si capisce anche, perché tu ti immagini una comunità che si trasferisce in gran numero in un paese che per la sua novità, per la sua vita, la sua tradizione, loro sentono ostile, anche perché tutti quelli che arrivano sono accolti con una certa diffidenza. E beh, quindi c'è, come dire, un atteggiamento comprensibilissimo di reazione e di difesa, che produsse tutto il gangsterismo americano e la storia del gangsterismo americano, che è napoletano e irlandese. È vero. Praticamente sono quelli che si difesero con maggiore, diciamo così, violenza. Sì. Tu l'hai conosciuto Lucky Luciano, perché Lucky Luciano dovette tornare a Napoli confinato. Io l'ho conosciuto a Capri. Ah. Non solo, ma ho assistito. Tu sai che mio fratello Pelos era famoso per lo sue... devo ricordare al pubblico, Pelos la Capria è formidabile in tutto il Golfo. È un po' mitico. Faceva delle malefatte, scherzi che noi sappiamo a memoria, meravigliosi. Come per esempio dipingere la Grotta Azzurra in giallo. Di giallo, far diventare la Grotta Azzurra gialla tutta quanta, rovinare le riprese di film a Claudio Villa, che, perché allora, stipendiava i ragazzini per farli buttare sul set. Mi ricordo che c'era Lucky Luciano seduto in piazzetta su una di quelle sedie. Passava mio fratello e lo salutava, e andava avanti, senza il suono delle mitragliatrici. E lui lo guardava male, perché diceva, se fossimo ai miei tempi, lo potrei sparare. Noi abbiamo citato il La Capria, che parla della Napoli signora, che è quella alla quale ci rifacciamo noi, della Napoli borghese, e della Napoli nobilissima, della Napoli dei grandi poeti, del Capodimonte. Ho vissuto e ho visto Napoli da Palazzo Donnanna, che è un palazzo bellissimo, che appartenne alla famosa regina Giovanna. Erano nate delle leggende intorno a questo palazzo. E una delle leggende era che questa regina chiamava i marinai che passavano sotto il palazzo, se li faceva e poi li ammazzava facendoli cadere nei trabocchetti. Io sta leggenda la sapevo quando abitavo, ma ero un bambino. E quindi quando la sera rientravo a casa e entravo in quei corridoi che portavano a casa mia, avevo sempre paura che spuntasse uno di questi marinai, il fantasma di uno di questi marinai. Allora ti dico tutto questo perché volevo dirti che gli abitanti di Posillipo, come ero io che abitavo a Palazzo Donnanna,
erano considerati amanti della natura, del mare, della bellezza paesaggistica e naturalistica della città, ma come scrittori sembravano troppo aristocratici e troppo lontani dalla psicologia dei vicoli, dalla miseria del vicolo, eccetera. Oggi c'è ancora quella mentalità per cui se non sei Viviani... Chi parla della borghesia conosce male Napoli, perché la vera Napoli sta nei vicoli, nella miseria, eccetera. Viviani, grandissimo per carità, ma Di Giacomo... Invece, perché è troppo borghese. Perché era troppo borghese. Edoardo, piccolo borghese, mannaggia la miseria, che ha scritto dei capolavori. Il grande Di Giacomo. Ha scritto Palomme Notte. Hai capito? Senti, la canzone più bella napoletana. Praticamente questa canzone evoca una farfallina che gira intorno a delle candele accese, perché è Palomme, sempre di Di Giacomo. Perché è attratta dalla luce delle candele, e allora l'autore della poesia dice alla farfallina, Palomma vuol dire farfalla, stai attento perché questa luce non sono né rose né gelsomini, ma ti puoi bruciare le ali. Come finisce la conclusione, che io lo so benissimo, perché anch'io, avvicinando la mia mano, mi sono bruciato la mano. Sono invenzioni straordinarie, poesie che insomma andrebbero studiate a scuola, soprattutto a Napoli, ma non soltanto a Napoli, proprio nella letteratura, perché sono canzoni straordinarie. Però noi abbiamo parlato di una Napoli di sogno, meravigliosa, sempre, eccetera, però Raffaele La Capria è stato uno dei primi ad accusare i mali di Napoli, con una sceneggiatura fatta per un film che per primo ha denunciato, si chiamava Le mani sulla città, regia di Franco Rosi. Devo dire, abbiamo pensato insieme Franco Rosi ed io, perché quella era l'epoca di Lauro, il sindaco. Come no? Napoli stava perdendo a causa della speculazione edilizia la sua caratteristica della cartolina col pino della bellezza. Questo film Franco Rosi lo fece e lo girò in un modo nuovo e meraviglioso, perché tutto sembrava colto dalla realtà. Assolutamente, sembrava un documentario. Io dissi, ma queste sono persone vere. E invece l'attore principale era Rod Steiger, che sembrava proprio un napoletano, e il vero napoletano era un politico, Carlo Fermariello, che anche lui si rivelò un attore formidabile, e recitò proprio la parte che recitava nella vita del politico. Ma devo dire che io, che ero, insomma, non ancora conoscevo il cinema, non avevo vissuto, e andare a vedere questo film, dissi, è un film documentario. Cosa che mi era già successo con un altro film di Franco Rosi, Salvatore Giuliano, dove c'era Salvo Candone, che per me era un giudice, e invece era un grandissimo attore. Le mani sulle città è stato un capostipite, perché poi Napoli purtroppo è sempre stata molto cantata o raccontata attraverso le magagne, attraverso tutte le sue malefatte, attraverso la sua decadenza, attraverso amministrazioni che non l'hanno aiutata, tranne qualche momento. Però appena ai napoletani gli dai un punto d'appoggio, loro immediatamente sosterrebbero il mondo. Come è successo quando hanno vinto lo scudetto, che è stato un momento straordinario. Perfino sul cimitero apparve una scritta, che vi siete persi. E il giorno dopo... apparve un'altra scritta, non so se lo sai, la risposta dei morti. No. E tu che ne sai? Pensa tu, che meraviglia. Una città che fa parlare i morti, guarda, certo, è abbastanza particolare. Ma ora stavamo parlando
della speculazione edilizia. Questa speculazione edilizia fece sì che Napoli fu circondata da una periferia mostruosa, una delle più brutte periferie del mondo, che circonda praticamente la città vera, che è il centro di Napoli, e viene chiamata la corona di spine, per dire fino a che punto, diciamo così, è doloroso questa situazione edilizia. Certo. E questo fu, diciamo così, la situazione che volemmo affrontare e denunciare con il film Mani sulla città. Però la Napoli che ci è rimasta nel cuore, insomma, alla fine di questa chiacchierata, io mi sono accorto che evidentemente c'è una sintonia, una comunanza nel ricordare una Napoli che noi abbiamo vissuto per due generazioni diverse, però una Napoli che... Borghese. Che viene spesso trascurata. Non la ricorda nessuno. Invece da quella Napoli... È ancora una colpa essere borghese. Mentre invece da quella Napoli poi è nato Benedetto Croce, Di Giacomo, sono nate tante persone, Tutto ma viene trascurata perché nella rappresentazione della città prevale sempre l'osservazione sulla plebe e meno quella invece sulla borghesia. Sulla borghesia. Io ho una teoria su questo. Voglio sentirla. La teoria è questa. La borghesia napoletana ha questo peccato, che non vuole conoscersi. Infatti, se tu ci pensi bene, non esiste nessun romanzo che parli della borghesia napoletana, cioè non c'è nessun personaggio che rassomiglia a me e a te, raccontato in un romanzo napoletano. Perlomeno non c'è stato fino a 10-15 anni fa. Soltanto dopo cominciano ora a raccontare. Perché la borghesia non si è saputa raccontare. Mentre invece, mettiamo in Sicilia, la borghesia si è saputa raccontare e sono usciti tanti romanzi dove la borghesia si raccontava, i romanzi di De Roberto, i romanzi di Verga, i romanzi di Tomasi di Lampedusa. A Napoli non c'è stato niente di questo. Non c'è neppure un personaggio emblematico della borghesia, mentre invece fai conto nel Gattopardo c'è Tancredi, ci sono dei personaggi che rappresentano la classe. A Napoli no. Napoli ha eccelso soltanto nel pensiero, cioè praticamente è stata più avanti non soltanto della Sicilia ma di tante altre regioni italiane nella speculazione filosofica, perché Napoli con Benedetto Croce ha aggiunto, e poi con le tradizioni che ci sono di Giambattista Vico, eccetera, insomma abbiamo una tradizione. Hai fatto un nome che mi è caro per concludere questa chiacchierata. Bene. Perché tra tutti i filosofi, io sono amico anche di Luciano De Crescenzo, che naturalmente ha scritto i libri di filosofia, parliamo ogni tanto di filosofia perché lui fa il volgarizzatore della filosofia. Come no? Ricordando Luciano e la filosofia e le nostre discussioni sui filosofi, io dico, io a un filosofo voglio bene, si chiama Giovan Battista Vico ed è napoletano. È un filosofo che ha inventato una cosa che io sulla mia vita ho constatato e credo che abbia constatato anche Raffaele La Capra, però glielo faccio dire, che nella vita ci sono i corsi e i ricorsi. Poi c'è un corso di nuovo, poi c'è un ricorso di nuovo, poi c'è un corso di nuovo. La mia generazione, che è nata sotto il fascismo, ha visto dopo l'antifascismo, poi ha visto la cosa, la Democrazia Cristiana, poi ha visto la contestazione, poi ha visto il riflusso, poi ha visto la Milano da bere, poi ha visto la cosa, ha visto i corsi e ricorsi, corsi e ricorsi. Giovan Battista Vico. E siccome parliamo di una città che ci è cara, Napoli, noi in questo momento, che la città è sofferente, diciamolo, è sofferente, speriamo che l'anima di Giovan Battista Vico la aiuti a ritrovare un ricorso e ridiventi la grande capitale che noi abbiamo conosciuto. Bellissimo. Anche io voglio ricordare una frase di Giovan Battista Vico che si addice molto a te e quello che fai. Ed è questa. Vico scrisse una frase bellissima. Conosco facendo. Cioè mentre lui scriveva la sua opera, mentre lui
elaborava il suo sì. pensiero, contemporaneamente nasceva la conoscenza, non prima pensata oppure dopo, ma mentre, come fai tu quando fai la trasmissione televisiva. Vabbè, sì, improvvisata. È improvvisata. Vabbè. Allora bisogna fare, amma fare. Davanti a questo quadro, in questo bicchiere che fa parte della straripante oggettistica di questa casa, che come vedete si illumina da sotto perché qui tutto è una sorpresa, mi bevo questa coppa di mandorle che mi ha offerto il mio amico Renzo e guardo il quadro col sapore della mandorla in bocca.